parlare, devo parlare. Ora devo semplicemente dire un no e un sì. Dire un no alla violenza. Dire un no alla violenza che colpisce la libertà degli esseri umani, un no alla violenza che colpisce la libertà della donna. Si parla molto di città violente dove il femminicidio raggiunge punte altissime. Si parla molto di realtà come Ciudad Juárez, ma credo che dobbiamo pensare anche alla nostra realtà, pensare che quella violenza che produce violenza e morte è presente anche nelle nostre città, in Italia, nelle nostre strade, nei nostri quartieri, nei nostri condomini. E quindi siamo qua per dire no, ma siamo anche qua per dire sì, un sì grande e forte che Carmela ci ha chiesto di dire, un sì alla vita. Siamo qui per dire sì alla vita, per dire che la vita continua. Che la vita continua, certo riempita di lacrime e di dolore, ma continua. Questa pianta, che è soltanto la prima pianta di un frutteto, vuole in qualche modo restare a ricordo perenne, quando nessuno di noi sarà più, questi alberi di olive ci saranno, e ricorderanno che c'è stato un tempo nel quale una comunità ha detto un no e ha detto un sì, e alla fine ha vinto il sì, ha vinto la vita. Anch'io faccio fatica a rompere questo grande silenzio, signora D'Arcò, le lacrime che mi stringono la gola. Io, con la commozione che mi perdonerete, che non è istituzionale, voglio portare i saluti del Presidente, oggi sono qui a rappresentarlo, io e l'assessore alla formazione, la dottoressa Cilambero, che mi aiuta. Tanto come donna e come mamma di due ragazze, sento stringermi alla gola il dolore che è un millesimo di quello che voi avete potuto provare e che state donando con la vostra dignità a questa martoriata città. Io mi voglio unire al sì del sindaco, nonostante la prima domanda che mi sia stata posta nella giornata di oggi è come si sente in questa circostanza. Io mi sento impotente, però ho il dovere morale in quanto rappresentante delle istituzioni di aiutarvi ed aiutarci ad alzare la testa e far sentire le istituzioni accanto a voi, ma perché possano realmente dare risposta a quanto accade e soprattutto fare sì che questi episodi di violenza interna non debbano più accadere. Le istituzioni ci sono, faremo di tutto, io ve lo prometto, signore, io l'abbraccio e... Grazie.